Le principesse hanno deciso di trascorrere una serata tra ragazze. Gustosi tè, snack e una bella conversazione. All'improvviso le cattive entrano nel castello e rovinano la festa. Chi vi ha invitato? Non abbiamo bisogno di un invito. Prese! Prendono le principesse e le trascinano fuori. Ragazze, cosa ci succederà? Lasciateci andare! No, non lo faremo. Nella torre, presto! Avrete molto tempo per pensare in prigione. Disegna una corona sulla gomma piuma. Aggiungi le finiture e forma un anello. Una lussuosa corona fatta di oro puro. Aggiungi le decorazioni e la corona è pronta. Su che testa andrà? I sogni si avverano, siamo entrambe sul trono. Ma dov'è la mia corona? Ci penso io. Boltras, ascoltami. Chiama Monstrallo e digli di portare la corona per Ursula. L'assistente fa immediatamente quello che gli è stato chiesto. Ora le corone sono sulle teste giuste. Avvolgi un cordino attorno a una conchiglia. Ce n'è una più piccola dall'altra parte. Pronto? Pronto? Mi senti? Le conchiglie trasmettono il suono. Una giovane sirena sta nuotando nel lago vicino alla torre dove sono imprigionate le principesse. Seviglia! Mi sembra di sentire una voce. È Ariel! Come sei finita lì? Non ti sento, parla più forte! Cosa posso fare? Queste conchiglie radio torneranno utili. Ariel dà una conchiglia a Seviglia. Ora sono collegate. Yes! Le cattive ci hanno catturate. Tutti nel regno del mare devono saperlo. Dobbiamo dirlo a tutti. Le nuove governanti chiamano il popolo. Ascoltate, ora è il regno delle nuove regole. E le regole sono che non ci sono regole. Dovete fare tutto quello che diciamo noi. Tutto qui. Perché dovremmo sopportare questo? Questo è quello che dicono le regole. Se non ti sta bene, puoi andartene in fondo al mare. Con questo scettro dichiaro in vigore questa nuova regola. Il potere della magia ha placato la ribellione. È come se fossero ipnotizzati. Oh oh, è terribile. Realizza la parte principale e il fondo rotondo. Unisci i pezzi. C'è un cordino d'oro sul lato. Decora e aggiungi la tracolla. È facile portarlo ovunque. Belle, Rapunzel ed Elsa sono molto annoiate. Ragazze, ho una borsa magica. Troveremo qualcosa di interessante qui dentro. Vediamo. Per esempio, qui c'è un gelato per Elsa. Buonissimo. Che altro hai? Tira fuori! Campane, cappello. Oh, dobbiamo tirare fuori tutto. Giocattoli, sedie. Ci sono cose di tutti i tipi in questa borsa. È proprio il momento giusto per pettinarmi i capelli. Ora le amiche hanno qualcosa da fare. Queste vecchie scarpe si trasformano nelle leggendarie scarpette di Cenerentola, ma hanno un segreto. Attacca un dettaglio appuntito al pezzo del pennello. Il calzolaio ha realizzato questo ordine speciale. Queste scarpe color argento sembrano normali solo a prima vista, ma sappiamo che Cenerentola non è innocua come sembra. Non ci sono molti snack nella torre e le principesse hanno fame. Oh, il frigo è chiuso! Oh, voglio mangiare! Cenerentola decide di usare un'arma segreta, un grimaldello nascosto nelle scarpe. Hai pensato a tutto! Devo essere sempre pronta! Sì, ha forzato la serratura! Bello, il frigo è pieno di dolcetti! Wow! Le principesse fanno uno splendido banchetto! Che fortuna! Mangiamo! Bella ha trovato una biblioteca nella torre. Credo che leggerò qualcosa per ammazzare il tempo. È stata fortunata! Ci sono molte informazioni sulla torre in queste vecchie pergamene. Ha usato queste informazioni per disegnare la mappa dell'edificio. Rapunzel, presto saremo libere! Scherzi? Come? Hai un piano di fuga? Sono orgogliosa di te! Wow! Ho pensato a tutto!
La magia è nelle mie mani. Crea un paio di guanti lunghi con un nastro. Un anello li terrà fermi al dito. Hanno anche delle lunghe catene. E cristalli di ghiaccio e fiocchi di neve ovunque. Pensi di poterci superare in astuzia? Di cosa stai parlando, malefica? Prenderò il tuo potere! Oh no, quello no! Aiuto! Cenerentola, te lo puoi immaginare? Se è andata così! Oh, la mia fata madrina può aiutarci! Ragazze, cosa c'è che non va? Siamo in prigione e Malefica ha preso i poteri di Elsa! La mia magia può aiutarti! La fata usa la sua magia per creare dei guanti di ghiaccio! Wow! Elsa li usa per riavere il suo potere! A presto, ragazze! Goodbye! Elsa si avvicina a una finestra. Posso congelare le sbarre. Il ghiaccio è facile da rompere. Ora abbiamo la possibilità di uscire. Fai una treccia. Wow, è lunghissima! Fissa i cappucci alle estremità. Un lazzo fatto di capelli è l'arma preferita di Rapunzel. Bella, un'idea! Oh. Hai dei capelli così lunghi che forse posso usarli come lazzo. Non mi dispiace, proviamo. Prima pettinali. I tuoi capelli dovrebbero essere abbastanza forti da tenerci tutte. Ma, dobbiamo essere prudenti. Rapunzel fa una grossa treccia. Oh sì, ci siamo. Proviamo a fare un lazzo. Ho letto come si fa. Un bel lancio e il cappio si è attaccato all'albero. Ragazze, venite qui, presto! Elsa scende per prima, poi Ariel. Yay! Tutte le principesse sono libere. Bene, è ora di mostrare alle cattive con chi hanno a che fare. Modella l'argilla leggera. Fai un cilindro. Dipingilo in modo che sembri legno e aggiungi la trama del legno. Fissa le maniglie. Tienile in mano e puoi abbattere qualsiasi porta o muro. Fai delle punte affilate. Sono scintillanti e argentate. Le lance di legno sono un'arma semplice, ma le punte di metallo sono efficaci in combattimento. Christophe sta esercitando la sua mira. Presto, aiutami! Le cattive hanno preso il sopravvento e le principesse sono in pericolo! Sto arrivando! Il principe salta immediatamente sul cavallo. La strada è lunga, attraversa boschi e campi. Ma finalmente riesce a vedere la torre. Usa un ariete per abbattere il muro. Ma le principesse non ci sono. Cosa sta succedendo? Ehi, mentre eri per strada, le ragazze si sono liberate da sole. Ora aiutale a sbarazzarsi delle cattive. Penso di poterle ancora aiutare. Dai una forma tondeggiante alle palettine. Affila i bordi. Collegale per creare un boomerang. E fai dei disegni. Un po' di smalto protettivo e il boomerang è pronto. Le principesse sono arrivate al castello. Tutto ha cominciato a tremare nella sala del trono. Un terremoto? Oh, si mette male! All'improvviso le porte si aprono. Beh, mi sa che dobbiamo parlare, ma questa volta secondo le nostre regole. Ops! Dopo aver visto che le principesse sono libere, Malefica si trasforma in un pipistrello e vola via. Ehi, è io! Traditrice, eravamo partner! Pocahontas usa il boomerang per abbattere il lampadario e catturare Ursula. Ora non andrà da nessuna parte. Il regno è di nuovo al sicuro. Ehi, Ursula, la pagherai per questo. Ottimo lavoro, Pocahontas! Wow. Bene, Ursula, per te è finita. Me la pagherete! Vabbè, potrei pensarci in prigione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ragazze! Oh, sono di nuovo in ritardo! Eppure ho corso! State bene? Non preoccuparti, la prossima volta salverai qualcuno! La cosa importante è che siamo al sicuro e in salute! Belle dà delle ciambelle a tutti e spiega come la borsa li ha aiutate! Ariel mostra la sua conchiglia radiofonica. Pocahontas impressiona tutti con le sue tecniche di lancio del boomerang. E non ce l'avremmo fatta senza il lazzo di Rapunzel!
Abbiamo fatto un ottimo lavoro! Le principesse sono state molto coraggiose! Formano una squadra fantastica!